Allora, sempre il Busaporto 2014, sempre archeologiainformatica.it e siamo qui con Elia Bellussi del MUPIN, Museo del Piemonte dell'Informatica. Piemontese dell'Informatica. Ok. Allora, intanto grazie Elia. Ha due, tre meravigliose macchine qui. Sì, allora abbiamo una Ultra 5 della Sun, che è un'architettura abbastanza moderna, però abbiamo voluto portarla proprio perché abbiamo tre macchine che fatte da Unix, quindi abbiamo portato tutte macchine che fossero di un certo quale valore dal punto di vista tecnologico. Poi abbiamo un Next, che è quello che è stato la marca Next, è stata fondata da Steve Jobs quando uscì da Apple, ed è quello su cui è stato sviluppato Mosaic, e poi una Indie della Silicon Graphics. Okay. E poi abbiamo una Indie della Silicon Graphics. L'Indie aveva Irix come sistema operativo, Irix, Next e Next Step, e ovviamente abbiamo portato queste macchine proprio per far vedere che ci sono vari dialetti Unix nel mondo commerciali. In particolare abbiamo portato perché ieri siamo stati anche al Linux Day a Torino e abbiamo fatto vedere quali fossero le differenze tra i vari sistemi operativi, facendo anche proprio vedere macchine che hanno avuto un certo qual valore anche tecnologico, che l'Indie veniva usata per i CAD come anche le Sun e così via, quindi abbiamo voluto portare macchine un po' particolari. Allora, intanto mi viene in mente una cosa, che leggendo la videocamera, noi abbiamo fatto una bella puntata di archeologia informatica sul cinema. Questa Silicon Graphics mi sembra che abbia partecipato a un Jurassic Park. Esatto, Jurassic Park, assolutamente. Per cui se sono scappati i dinosauri è colpa sua. È colpa sua, sì. E se no l'abbiamo ritrovata nel vecchio set, graffiata. Infatti non c'è più il suo monitor, che è stato distrutto da un Tyrannosaurus Rex che è imbufalito. Ok. E in questo momento si sta riavviando anche la Next Station. Sì, Next Station, non ricordo qualche presenza in qualche... Ha avuto qualche comparsata. Sì, qualche comparsata, adesso non ricordo, però si vede il Cube sicuramente, non la Next Station, si vede, e mi sembra in qualche film, comunque sempre degli anni 90 ovviamente, però non mi ricordo il titolo, ma c'è stata. Per ultima, intanto che Lia fa il login con la password segretissima, davvero è Pippo, esatto, attaccata rigorosamente dentro il monitor, vediamo questo meraviglioso boot. Ricordiamo questo display monocromatico che Steve Jobs volle fortissimamente. Ed è una meraviglia. Sì, perfetto. È ancora leggibile adesso in una maniera... eccezionale, ha una risoluzione ottima, davvero, è leggibilissimo. Proprio è fantastica questa macchina. Mi viene in mente Sir Tim Berners-Lee, cioè l'inventore del web, dell'HTTP, che aveva una macchina analoga, che fosse stato il primo tipo di modello, lo stesso modello, sempre black and white, perché c'era anche la versione a colori, e lo stesso modello è usato per sviluppare il protocollo. Il primo Mosaic è stato il primo server web. Sì, assolutamente sì. Sì, questa è una macchina praticamente identica come modello, in tutto per tutto. Ok. Dopodiché la Sun Ultra 5, io ricordo di questa macchina che era un po' un PC, diciamo, fascia bassa o comunque più da lavoro rispetto alle più blasonate Sun. La Ultra era già, quindi col processore Ultra, quindi era già più veloce, più performante, veniva usato per esempio in ISPRA come firewall, questo modello, diciamo, di macchina. È un senso che usa già più un frame buffer a parte, su scheda a parte, ma una scheda con chipati incorporato, quindi che è in VGA e non più in 13V3, quindi è già un po' più moderno, un po' più PC tra virgolette come macchina, però era comunque una macchina in particolare, interessante da vedersi. Noi abbiamo aperta proprio per far vedere come erano fatte all'interno, e quindi è particolare anche vedere quanto riguarda il processore, dove era disposto, le memorie, il controller. L'ultima Ultra Spark 3, se non sbaglio. Ultra Spark 3, esatto, esattamente, sì, forse sì. No, forse un 2 ancora. Penso che fosse un 2. Adesso non mi ricordo, dovrei accenderla. Ok, realtà. Non mi ricordo tutte memoria. Comunque era una macchina molto robusta, molto diffusa. In ambito universitario. In ambito universitario e anche industriale. Moltissime banche avevano queste macchine qui e ne hanno dismesse in questi 10 anni, in questi ultimi 10 anni a centinaia, davvero. Se ne trovano praticamente a pallet quasi, in discarica. L'esperienza con una macchina Unix, con Solaris o con Open Solaris, esatto, decisamente che ne vale la pena. Questo è ancora il Solaris originale, il suo. Okay. Poi si può mettere ovviamente Open Solaris o qualsiasi versione di Linux per Ultra Spark. Ricordiamo, Museo Piemontese dell'Informatica,
Elia Bellussi, e qui abbiamo anche il libro di Paolo Cognetti con un capitolo scritto da me. Grazie ancora Elia Bellussi, grazie.